Bentornati in redazione, nuovo approfondimento questa volta politico qui su Radio Gold, perché dopo domani, domenica, si svolgeranno le primarie del PD in Marche dalle ore 8 alle ore 20. Noi parliamo di questo e di altri argomenti con il segretario del PD di Fabriano, Michele Crocetti. Bentornato Michele. Grazie, salve a tutti. E con l'avvocato Francesco Ducoli, componente proprio della segreteria del PD. Bentornato. Grazie. Daniele, benvenuto anche a te, il nostro redattore della redazione. Salve a tutti. Allora Michele, partiamo però non da queste primarie del PD Marche, ma da un altro importante appuntamento, perché domani ci sarà un convegno presso la Sala Ubaldi di Fabriano. Sì, esattamente, domani mattina alla Sala Ubaldi di Fabriano, dalle 10 di mattina alle 12:30, abbiamo organizzato un confronto tra quelli che sono i due candidati alla segreteria regionale, Francesco Comi e Fioretti Luca. Speriamo che sia l'occasione per permettere ai cittadini ben comprendere quelle che sono le due linee programmatiche. Ma la notizia è anche che tu, Michele, sei capolista per la provincia di Ancona con... Esatto, sono capolista per la provincia di Ancona con Francesco Comi. Perché questa scelta? Beh, innanzitutto ci tengo a dire che è stata per me una piacevole sorpresa. Penso che questa scelta sia stata fatta un po' per confermare fin da subito uno dei punti chiave del programma di Francesco Comi, ovvero il profondo rinnovamento e l'avanzamento, la creazione di una nuova classe dirigente del partito. Senti Francesco, questo incontro di domani arriva in un momento in cui il PD a livello nazionale è nell'occhio del ciclone, dopo quello anche che è successo ieri con le dimissioni annunciate del Premier Letta. Come invitare un po' il popolo, la cittadinanza a partecipare, perché la gente è stanca a volte di politica così, è vero? Ma guarda, io credo che la politica come si sta sviluppando ultimamente sia un po' incomprensibile spesso al cittadino, però rimane un punto secondo me di forza del Partito Democratico, e cioè il fatto di voler guardare avanti, guardare ad un futuro migliore. Ora, la scelta che è stata presa in direzione nazionale può essere capita da alcuni, da altri può essere un po' meno capita, però io credo che se si vanno ad esaminare quelle che sono gli avvenimenti che si sono realizzati questo anno e mezzo con il governo Letta, forse risulta più chiaro il motivo per cui Renzi ha deciso di fare questo passo, e cioè fare veramente lo scatto di qualità. Non riuscendo questo governo a togliersi da un impasse istituzionale, un impasse politica che non gli permetteva di realizzare quelle riforme che sono però strutturali e necessarie per il nostro paese, Renzi ha deciso di mettersi in gioco completamente e totalmente per vedere di riuscire a fare proprio quella legislazione costituente che era l'obiettivo iniziale attraverso il quale Napolitano aveva dato, insomma, il mandato a Letta. Quindi, cosa dire, è importante che le persone continuino a partecipare agli eventi politici, continuino a partecipare nelle decisioni politiche, perché è una decisione politica quella di votare alle primarie, una decisione politica quella di votare Francesco Comi o Luca Fioretti. La partecipazione delle persone è il momento fondamentale attraverso il quale si esplica la politica del Partito Democratico. Senza le persone, senza il loro supporto, il Partito Democratico perde, insomma, di valore e credibilità. Un flash sul fatto che dopo con Comi e Fioretti c'era la polemica con Ceriscioli, il sindaco di Fano, che su queste primarie si è battuto per vedere fatta una sua candidatura. E su che cosa si può dire su questo? Ma guarda, francamente, da giovane che si è affacciato da poco sulla politica, tutte queste dinamiche e queste discussioni che sono state messe in atto in questi giorni mi risultano assolutamente incomprensibili. Abbiamo un regolamento chiaro nel Partito Democratico, il quale indicava che Ceriscioli non era candidabile. Quindi io condanno fermamente questi personalismi che sono stati portati avanti sino ad oggi, che il quale unico intento è il boicottaggio delle primarie. Quindi da bocciare assolutamente questo comportamento. Bene, proprio a proposito di questo rinnovamento, il rinnovamento della segreteria è avvenuto da poco, da pochissimo. Parliamo un attimo, ecco, delle nuove figure di questa, la segreteria del PD ovviamente di Fabriano, che è avvenuta da circa due settimane neanche. Sì, esattamente, il punto chiave che ho seguito per formare quella che è la nuova segreteria del Partito Democratico di Fabriano è per l'appunto il rinnovamento.
logicamente ho scelto persone che non sono digiune di politica, ma che sono libere da quelli che erano i vecchi schemi della politica, perché quando mi sono presentato l'ho fatto avendo una squadra alle spalle, una squadra che seguiva un programma chiaro, delle idee innovative, un modo di fare diverso che sappia essere propositivo e costruttivo, e ho deciso di valorizzare queste persone. Età media? Ma avevo fatto il conto, mi sembra, sui 37 anni. Pari opportunità? Ci abbiamo una donna in meno per il momento. Bene, quindi giovani, pari opportunità e soprattutto un obiettivo futuro della nuova segreteria. Qual è un punto cruciale della vostra azione? Ah, questa è una bellissima domanda. Io penso che oggi il compito principale del Partito Democratico di Fabriano sia quello di ricostruire, riallacciare e rafforzare un rapporto diretto con i cittadini fabrianesi, questo in primo luogo. In secondo luogo, parlando di impegno politico, sia quello di inserirsi e allacciare una forte rete di contatti sparsa sul territorio, perché come possiamo vedere oggi anche l'amministrazione comunale soffre di quello che potrebbe essere un isolamento dovuto alle sue impossibilità, soprattutto economiche. Quindi inserirsi in una rete di comuni e fare questo, veicolare questo messaggio, questo progetto tramite un partito che è fortemente radicato sul territorio, penso che possa essere la chiave di svolta. Francesco, parliamo un attimo dei tanti attacchi che ogni giorno subisce un po' questa giunta comunale. Come sta vivendo il PD questo clima un po' fabrianese? Ma secondo me anche con una certa serenità, perché gli attacchi molto spesso risultano essere del tutto strumentali, insomma, fuorvianti, non rispecchiano molto spesso la realtà delle cose. Un esempio su tutti è stato il momento della Tares. Si è voluto far passare questo momento come un qualcosa di tragico per la giunta, per l'amministrazione, era successo un caso politico enorme, quando proprio sotto il momento peggiore, che era il momento del pagamento della Tares, ci sono state le primarie e ben più di 1600 persone hanno deciso comunque di venire a votare per il Partito Democratico e di darci la loro fiducia. Cioè, bisogna capire anche questo, nel momento in cui si pongono delle questioni che non hanno un vero valore di contenuti, sono solamente strumentali, le persone se ne rendono conto. Era chiaro, ad esempio, nell'ambito della Tares, che quella era una tassazione stabilita a livello nazionale, la Giunta non ha fatto altro che applicare una normativa. Quindi, anche per quanto riguarda le opposizioni, sarebbe, secondo me, gli do un consiglio, più facile, più, insomma, più bello, come posso dire, più coerente, andare avanti con le proposte, piuttosto che solamente con uno scontro frontale che alla fine è senza senso e le persone non lo capiscono. Chiarissimo. Michele, telegraficamente, ricordiamo gli appuntamenti di domani e di domenica. Perfetto, allora ci vediamo con tutti quanti domani alla Sala Ubaldi dalle ore 10 alle 12:30. per conoscere i due candidati alla segreteria regionale, mentre sarà possibile votare in piazza Garibaldi presso la sede del Partito Democratico domenica dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Partecipate numerosi. Perfetto, grazie a Daniele Gattucci, grazie a Francesco Ducoli, grazie a Michele Crocetti, è stato un altro approfondimento interessante di politica, ci ritroviamo qui alla prossima intervista e grazie.